Questo concerto in streaming sul portale di Rai Cultura. Sì, è il secondo concerto della stagione in abbonamento dei concerti 2022, quello della scorsa settimana era fuori abbonamento, era per la serie Rai Nuova Musica. Sul podio c'è Juraj Valčoa che dal 2009 al 2016 è stato direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e fa parte di quel gruppo di direttori che il direttore artistico Ernesto Schiavi chiama direttore di famiglia, nel senso che da allora è sempre ritornato spesso a Torino, era ritornato anche quando non c'era il pubblico in sala e ascolteremo una breve intervista con lui che ho registrato durante le prove nell'intervallo. È ben contento di essere tornato e di ritrovare invece il pubblico in sala. Invece il violinista Valery Sokolov debutta, è la prima volta che suona qui all'Auditorium Rai Toscanini di Torino, non è la prima volta invece che suona col maestro Valčoa perché hanno lavorato molto insieme sia in Italia che all'estero, in Italia al San Carlo di Napoli e anche all'Accademia di Santa Cecilia, avevano suonato proprio anche questo concerto di Khachaturian. Questo concerto è dedicato a David Oistrakh e venne eseguito la prima volta il 16 novembre del 1940 a Mosca sotto la direzione di Alexander Gauck e con appunto David Oistrakh come solista che aveva anche collaborato con il compositore durante la stesura di questo brano. Il primo movimento è un allegro con fermezza nel quale si alternano due temi, uno più ritmico e uno invece il secondo molto più elegiaco, poi c'è un andante sostenuto che viene introdotto dal fagot e poi si trasforma in una sorta di valzer lento, una sorta di vals triste, poi si conclude invece in maniera molto colorata, molto ritmica con un allegro vivace e in tutto il concerto, diciamo così, una sorta di fil rouge sono chiaramente alcune reminiscenze armene, cioè il folklore armeno e le canzoni popolari armene orientali fanno parte, diciamo così, del background del compositore e quindi questi temi e questi ritmi un po' si sentono. Questa composizione, il concerto in re minore per violino e orchestra di Khachaturian, vinse nel 1941 il premio Stalin e il compositore aveva scritto: ho lavorato senza sforzo, i temi mi sono venuti in mente in tale abbondanza che ho avuto difficoltà a metterli in ordine. Esiste poi una versione di questo concerto che era stata autorizzata dall'autore, fatta da Jean-Pierre Rampal, nella quale invece del violino c'è il flauto e proprio in questa versione era stata presentata qui nel 2014 con Emmanuel Paud e Andrea Battistoni sul podio, mentre è ben dal 1982 che questo concerto non viene eseguito a Torino da parte dell'orchestra della RAI. Allora nel 1982 era ancora l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Valery Sokolov è nato nel 1986 a Kharkov, in Ucraina, ha vinto nel 2005 il primo premio al concorso internazionale Giorgio Enescu e la BBC ha trovato per lui una definizione molto particolare, cioè lo ha definito una coinvolgente combinazione di seta e di acciaio. È un violinista molto attivo con direttori come Ashkenazi, Zinman, Nelson e appunto Valčoa o Kirill Karabatsi e ha partecipato a molti festival come quelli di Verbier, di Lockenhaus e nel 2017 ha debuttato al Festival di Lucerna. È molto attivo anche per quello che riguarda la musica da camera e i suoi partner sono normalmente Gary Hoffman, Lisa Battiasvili, François Leleu, Nelson Gorner e Gérard Cosset. Valery Sokolov suona anche in recital con Yevgeny Izotov e in trio con pianoforte insieme appunto al violoncellista Gary Hoffman. Ha studiato in Ucraina e poi ha studiato anche a Mosca e tra le sue moltissime collaborazioni, diciamo così, e punti di riferimento musicale c'è stato anche Gidon Kremer.
mentre invece appunto dicevamo del maestro Valciua, che ha lavorato qui, è stato direttore principale dal 2009 al 2016 e attualmente direttore musicale del Teatro San Carlo di Napoli e primo direttore ospite della Concerthaus Orchester di Berlino ed appena stato nominato direttore musicale della Houston Symphony Orchestra. Aspettiamo quindi l'ingresso adesso di Roberto Ranfaldi, che stasera è il primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI qui all'Auditorium Toscanini. Poi, dopo aver ascoltato il concerto di Cacciatorian, ci sarà un breve intervallo nel quale appunto ascolteremo l'intervista registrata con il maestro Valciua e poi ascolteremo la Sinfonia numero 4, opera 29, L'inestinguibile di Carl Nielsen, con Biagio Zoli e Carmelo Giuliano Bullotto, timpani, perché la particolarità di questa sinfonia è che nell'ultimo movimento c'è una specie di guerra, diciamo così, una guerra molto teatrale tra i due timpani che Nielsen scrive in partitura, richiede che ognuno di loro abbia una sorta di tono minaccioso, ma insomma di questo ne parleremo prima nell'intervallo. È entrato Roberto Ranfaldi, che adesso accorderà gli strumenti con i suoi colleghi dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, quindi aspettiamo l'ingresso di Juraj Valciua e di Valery Sokolov. Il concerto in re minore per violino e orchestra di Aram Ilyich Khachaturian è diviso nei movimenti allegro con fermezza, lento ma non troppo, cadenza, tempo primo, andante sostenuto, allegro andante, allegro vivace. Ecco, avete sentito l'orchestra che sta accordando, quindi ascoltiamo solo l'ingresso di direttore e solista, Juraj Valciua e Valery Sokolov, per questo concerto di Khachaturian, dove appunto, eccolo qua, è entrato in questo momento Valery Sokolov e Juraj Valciua, quindi vi lascio alle melodie armene di Aram Khachaturian con il suo concerto in re minore per violino e orchestra.
Thank you.
gli applausi del pubblico dell'Auditorium Rai Toscanini di Torino per Valery Sokolov, solista al violino in questo concerto in re minore per violino e orchestra di Arab Ilic Khachaturian con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Yuraj Valchua. E il maestro Valchua non è sceso dal podio, ha lasciato tutti gli applausi per Valery Sokolov, che poi ha stretto la mano a Roberto Ranfaldi, primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Adesso entrambi sono tornati dietro le quinte. Vediamo, prima di dare il via al nostro intervallo, se ci sarà o meno un bis. I musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai applaudono con le mani, chi battendo gli archetti sul proprio leggio, il violinista che adesso sta ricevendo gli applausi. Il maestro Valchua si è tenuto indietro per lasciare che fosse lui appunto a ricevere gli applausi, adesso invece ha fatto alzare tutta l'orchestra e adesso stanno ricevendo tutti gli applausi nuovamente dietro le quinte per questo concerto che, come dicevo e come avrete ascoltato, aveva queste melodie armene, questi temi orientali e questo rapporto del violino con l'orchestra, ad esempio nel primo movimento con un bellissimo duetto con il clarinetto. È rientrato da solo Valery Sokolov, vediamo se ci concede un bis. Si gira verso i musicisti dell'orchestra per ringraziarli, riceve gli applausi, si gira nuovamente verso i colleghi, si è girato verso la sezione dei primi violini, ma per adesso sembra intenzionato a rientrare dietro le quinte senza concedere un bis. Però vediamo, perché l'orchestra appunto ancora non si alza, quindi vediamo se rientra ancora una volta da solo o accompagnato dal maestro Valchua e se appunto suonerà o meno un bis. Rientrato nuovamente da solo, vediamo cosa succede. Bis. Thank you.
La versatilità di Valery Sokolov, il violinista protagonista del concerto di questa sera, che ha eseguito l'opera 6 di Fritz Kleiser come bis dopo il concerto in re minore per violino e orchestra di Aram Ilyich Khachaturian, che ha aperto questo concerto, mentre adesso sta ancora rientrando a ricevere gli applausi dei musicisti dell'orchestra, e rientrando lui applaude sempre i musicisti dell'orchestra. Adesso invece si è rivolto verso il pubblico ringraziandoli dopo appunto aver concesso questo bis. Una mano sul cuore, non credo ci sarà un altro, un secondo bis, però l'orchestra per adesso rimane ancora seduta e lo applaude, quindi vediamo se rientrerà ancora una volta a ricevere gli applausi per questo suo felicissimo debutto con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Rientra il maestro Sokolov e ancora una volta verso il pubblico e prende per mano, saluta Roberto Ranfaldi, primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ringrazia i musicisti dell'orchestra, ringrazia il pubblico, ma per adesso riesce, quindi non credo ci sia ancora una possibilità di riascoltarlo. L'orchestra si alza.